siamo il Museo della Fisarmonica di Stradella, io mi chiamo Carlo Ruzzi, al mio fianco i pronipoti del fondatore dell'industria delle armoniche di Stradella, Mariano Della Fè, risalente al 1876. Quest'anno del museo ricorre il ventennale della fondazione, quindi abbiamo voluto dedicarla, celebrarla nel nome appunto del fondatore dell'industria delle armoniche di Stradella, Mariano Della Fè. Facciamo un breve bilancio di questi primi anni di attività. Le ricerche sul campo e negli archivi hanno cominciato anche un po' prima e ancora sono in corso, perché le ricerche, come noto, non finiscono mai, perché ci sarà sempre qualcosa da scoprire, da aggiornare. Comunque in questi 20 anni abbiamo fatto esperienza, abbiamo imparato qualcosa, abbiamo imparato molto, abbiamo raccolto le informazioni sul campo dai testimoni oculari e dei protagonisti dell'epopea, chiamiamolo così, della Fisarmonica Stradella, che dura da 150 anni, insomma non è cosa da poco. Ecco, dicevo che a questo punto abbiamo raggiunto un certo grado di notorietà, siamo ricercati per avere da noi delle consulenze, per sapere ognuno che ha una fisarmonica di qualunque epoca, di qualunque tipologia, ci chiedono di saperne di più e noi rispondiamo a tutti puntualmente. Inoltre, in questo periodo abbiamo costituito l'archivio della Fisarmonica di Stradella, che è parte integrante con l'archivio della città, insomma. Ecco, di tutte le cose, comunque, ci piace conoscere le origini. Oggi stiamo cercando di capire, di approfondire delle radici della storia, da dove proviene questo modo di pensare dell'artigianato artistico di Stradella, da dove viene questa scelta, queste modalità operative che hanno garantito agli strumenti fatti a Stradella la massima notorietà nel mondo e anche il primato per quanto riguarda appunto gli strumenti di Mariano Della Fè. È noto che dal Medioevo gli artigiani lombardi erano, non sappiamo bene le origini, come detto, ma comunque sappiamo, è noto che fossero molto bravi nella loro professione e fossero ricercati anche all'estero, e ancora ai nostri tempi abbiamo presenze di questo artigianato artistico che si è sviluppato nel tempo di comune accordo con l'evoluzione del pensiero scientifico. Pensiamo al pensiero scientifico che poi doveva maturare nella rivoluzione industriale del secolo XVIII. Ma oltre alle notizie che ci vengono dal Medioevo degli artigiani di Stradella, abbiamo anche tracce successive. Per esempio, in questo periodo che si parla di Leonardo da Vinci, che è al cinquecentenario della morte, ne ho sentito parlare da uno studioso che a lui stesso aveva preteso dichiarato apertamente che il linguaggio adottato, che si usava alla sua epoca e sin dall'antichità, il latino, per trattare delle materie scientifiche e ufficiali di governo, non fosse adatta a trattare il mondo della produzione, il mondo dell'artigianato, il mondo dell'organizzazione
pratica della produzione dei manufatti che servivano alla società, e aveva rivendicato l'uso e ne aveva cominciato lui stesso l'adozione con i vocaboli che erano in uso dagli artigiani dell'epoca, siamo a fine 400 insomma, i cosiddetti ingegnari, come li chiamavano loro. Quindi lui da quel momento in avanti, pur conoscendo benissimo la lingua ufficiale, il linguaggio aulico che non era più in grado di descrivere le cose pratiche del fare con le mani, della fabbricazione delle cose in modo pratico, e da allora penso che abbia dato anche lui un buon impulso ad arrivare nei secoli successivi al modo di pensare scientifico, il modo di pensare che voleva che nessun dogma fosse più attendibile se non dimostrato con la realtà dei fatti, in pratica il pensiero scientifico del secolo XVIII. E io credo che io stesso sono stato, ne ho preso atto, perché purtroppo sono un testimone d'epoca anch'io. Mio padre era un piccolo artigiano che fabbricava fisarmoniche, e io da ragazzo ho conosciuto un po' il mondo della fisarmonica, l'ambiente della fisarmonica di Stradella, e vi assicuro che il modo di pensare era ancora quello che stiamo tuttora indagando con l'aiuto di un antropologo, ma anche la cultura ufficiale non ha le idee chiare nel merito. Evidentemente non sono state fatte molte ricerche in questo senso, però vi assicuro che la mentalità degli armonicisti, come li chiamavamo noi Stradella, avevano comunque questa questo modo di fare, che deriva forse da un DNA oppure appunto dall'eredità che si è ricevuti quando si è entrati nella fabbrica da protagonisti, ecco, e vi assicuro che il modo di pensare è ancora questo, quello di fabbricare le cose nel modo migliore possibile, che durassero nel tempo, e questo fatto, insomma, questo antefatto è dimostrato che la fisarmonica di Stradella ha avuto il primato assoluto nel mondo come qualità di suono, ed è ancora nota in tutto il mondo. Oggi si vedono per esempio le marche di fisarmoniche cinesi che sono di qualità ignobile, però ci tengono magari a dire che quello è della fabbrica tal dei tali, questo è il modello Stradella, ecco, tanto per dire, magari cinesi, quindi anche loro sanno qualcosa di noi. Ma io non mi dilungo, anche perché dopo di me ci saranno gli amici e pronipoti di Mariano Dalla Pè, che di Mariano ne sanno più di me. Quindi concludo solamente nel dire che alla vostra destra abbiamo allestito quei 6 cartelloni che sono 6 schede predisposte come tracce per un successivo approfondimento. Non sono argomenti veri e propri, anche per dimostrare che la fisarmonica, lo studio della fisarmonica, della sua storia, è come per tutte le altre cose, insomma, si può vedere, si può valutare da diversi punti di osservazione, come si usa a dire oggi, è materia di confronto e riflessione interdisciplinare. Io chiudo con le tre righe della scheda dedicata a Mariano Dalla Pè, quando dice che il Mariano, dopo aver ricevuto le massime onorificenze, da anziano non si era montato la testa né per le ricchezze né per gli onori ricevuti dallo Stato, e anche da anziano rimaneva nel suo studiolo,
a cercare nuovi, sempre nuovi miglioramenti per lo strumento. E asserendo, come ha sempre fatto per tutta la vita, che con i suoi operai intratteneva un rapporto di fratellanza. Lui li considerava parte di una grande famiglia. Era un altro mondo, un altro modo di pensare. Ma io mi chiedo se per caso magari la voce celestiale degli strumenti della PE non derivi anche da questa circostanza. Lui morì nel 1828, fra costernazione generale, non solo per la comunità di Stradella, ma anche nazionale. Grazie. Buongiorno a tutti voi. Vi ringrazio di essere qui oggi per ascoltare la storia di un grande uomo che ha dedicato tutta la sua vita all'arte, all'imprenditoria, alla famiglia. Lasciate ora che mi presenti, mi chiamo Fabio Dalla Pè e per me è un grande onore essere qui insieme a mio fratello Amleto e al direttore del Museo della Fisarmonica di Stradella, Carlo Guzzi, a raccontarvi in breve la storia di mio prozio Mariano Dalla Pè, della sua vita, della sua fabbrica e delle sue fisarmoniche. Ma chi è veramente Mariano Dalla Pè? Mariano Dalla Pè è nato a Brusino di Caverine, allora impero austriaco nel 1846, e all'età di soli 14 anni decide di lasciare l'amato Trentino per andare a cercare fortuna in Italia. Era il 1860. Dopo varie peripezie si fermò a Stradella, in provincia di Pavia, dove il vecchio brunetto austriaco che portava sempre con sé si ruppe. Dopo vari tentativi riuscì a ripararlo e all'età di soli 25 anni ebbe la geniale intuizione che cambiò per sempre la sua vita e diede un grande impulso alla cittadina che l'aveva ospitato. Era il 1871 e Mariano costruì con mezzi di fortuna la sua prima fisarmonica diatonica, esposta ancora oggi presso il museo a lui dedicato a Stradella, e nel 1876 fondò la sua fabbrica d'armonica. Tanto geniale era l'invenzione che successivamente Mariano veniva ricordato sull'Enciclopedia Italiana della Musica come il personaggio di maggior rilievo che in Italia riuscì con geniali intuizioni a trasformare l'arcaico organetto nella più completa e complessa fisarmonica diatonica. In particolare quest'oggi, e per questo racconto, non utilizzerò come sempre i ricordi di mio padre, i documenti in nostro possesso, i passaparola nel tempo, ma vi leggerò alcuni passi dell'intervista fatta dall'allora famoso giornalista Serra Valli del giornale L'Italia Industriale, paragonabile oggi al Sole 24 Ore, al Cavalier Mariano Dalla Pè, dove risulta emergere prepotente la figura pionieristica di Mariano, la sua grande umanità, il suo genio. All'intervista biografica che andrò a leggervi fu dedicata la prima pagina del giornale, uscito il 24 aprile del 1900, mentre Mariano si recava a Parigi a ritirare all'Esposizione Universale l'importante premio Grand Prix d'Honneur per le sue fisarmoniche. Spero sia per tutti interessante scoprire come allora, con un linguaggio giornalistico forbito e romantico, era valorizzato e descritto un importante imprenditore, personaggio dei primi del Novecento, come fu Mariano Dalla Pè. Scrive il Serra Valli, dall'Italia Industriale, i trionfi dell'industria nazionale all'estero. Nell'ultimo mio viaggio, un amico mi aveva confidenzialmente informato che il cavalier Mariano Dalla Pè, fabbricante di armoniche Stradella, alla gara tra gli espositori fuori concorso, tenutesi prima dell'apertura della grande esposizione mondiale, aveva vinto il Grand Prix d'Honneur de Paris. Questa notizia mi ha meravigliato al punto di farmi cambiare itinerario e recarmi direttamente a Stradella e vedere se quanto da tempo si legge nei giornali, compreso il nostro, a proposito di questo egregio industriale, fosse conforme al vero e se vere e meritevoli fossero le altre onorificenze ottenute dal Dalla Pè in questi ultimi anni. Sapevo di visitare un uomo modestissimo, ma gentiluomo in tutto l'ampio significato della parola, e perciò non esitai. Entrato nella fabbrica, un uomo sulla cinquantina, seduto a un deschetto, in maniche di camicia, vestito da operaio, apparentemente rozzo e poco trattabile, non mosse nemmeno il capo e continuò il suo lavoro.
da un finestrone di questo locale che dà sulla strada e serve di negozio per la vendita, intanto vedevo un vasto ambiente popolato da artisti ed operai. L'uomo del dischetto si accorge della mia presenza e senza voltarsi chiede: cosa desidera? Il cavalier Mariano Dalla Pè, di grazia. Sono io, rispose alzandosi e conducendomi garbatamente in un salotto superiore. Che dire delle impressioni riportate da questa visita? Il cavalier Mariano Dalla Pè è un lavoratore instancabile, un vero e grande ingegno, un uomo di cuore. Self-man lo chiamerebbero gli inglesi, e di fatto io credo che in nessuna lingua del mondo esista un vocabolo, un'espressione così sintetica e così appropriata come questo self-man, l'uomo che deve tutto a se stesso, che si è fatto da sé, senza l'aiuto di alcuna forza morale o materiale, l'uomo che dal nulla, con la sola forza della sua volontà, con l'onestà degli intendimenti, col suo carattere, col suo ingegno naturale, i cretini, anche danarosi, non giungeranno mai a questo. Col solo aiuto dei suoi garretti robusti, con la pazienza, la costanza di chi ha la visione chiara dell'avvenire, grazie a due buone spalle ed uno stomaco di ferro, il cavalier Mariano Dalla Pè, fin da ragazzo, ha lasciato una tremenda sfida al destino e più tardi si è posto, a piedi scalzi, sul cammino della fortuna e della gloria. Quale mirabile esempio e quale severo ammonimento la gioventù snervata e inetta. Chi avrebbe allora potuto supporre, chi mai avrebbe profetizzato un tale avvenire a quel giovanotto nomade che passava di cascina in cascina con un'armonica primitiva tracolla, soffermandosi a maltrattare le note di un valzer o di una mazurka che gli venivano pagate con una fetta di polenta o con un pasto della notte sul fienile. Che si sarebbe immaginato di quel povero diavolo, sorpreso più volte dal sonno e dalla fame, accovacciato sotto i ponti delle strade, un giorno avrebbe toccato i massimi onori del campo dell'industria nazionale, divulgando il suo nome, stimato anche nei più lontani paesi d'Europa e d'America. Sono i miracoli della fede, dell'ingegno, della costanza, e il Dalla Pè deve tutto alle sue opere, e questa è storia. Dalla prima alla seconda, alla terza e via via le armoniche di Dalla Pè subivano innovazioni, perfezionamenti e trasformazioni incredibili. Chi fu il suo maestro? Non lo conobbe mai. Egli creò prima se stesso, poi i suoi artisti, i suoi operai. Qui sul tavolo ho diversi giornali del quale apprendo come nell'anno 1895 il cavalier Mariano Dalla Pè inaugurasse solennemente, presenti le autorità, la stampa, i suoi artisti ed operai, nonché una folla di invitati, la nuova sede della sua fabbrica, costruita appositamente in una splendida posizione. Il cavalier Dalla Pè, sebbene sia il vero sovrano di questa legge del lavoro, non emerge, ma instancabile, attivo, studioso e appassionato artista, si confonde con i suoi lavoratori e con l'esempio, con la bonarietà innata dell'animo suo, grande e generoso, fa sì che tutti lo amano, lo apprezzano e lo stimano come un padre, un amico, un fratello, anziché un padrone. È Stradella, la ridente città che fu patria di De Pretis, lo sa, poiché il nome del cavalier Mariano Dalla Pè figura in prima linea ovunque, sia una sventura da alleviare, un servizio da rendere alla patria adottiva, un aiuto qualsiasi alle pubbliche e private vicende. Il monello irrequieto di Cavedine è diventato il filantropo di Stradella ed i suoi concittadini lo venerano e lo stimano come si merita. Che dovrò dire adesso dei suoi lavori? Da oltre 20 anni esse ormai corrono nel mondo, apprezzatissime. Le armoniche fabbricate dal cavalier Mariano Dalla Pè hanno raggiunto la perfezione e io sono convinto che più in là non si possa andare. Sono capolavori di eleganza e vere opere d'arte per l'armonia, la dolcezza e sonorità delle voci. Le armoniche a due tastieri ad uso pianoforte che contano talvolta fino a 120 bassi sono una specialità creata dal Dalla Pè e sono queste anzi che gli hanno dato il maggior fama. Nella fabbrica di Stradella però se ne costruiscono di qualsiasi dimensione e sistema, così pure Harmonium. Il Dalla Pè alla mostra campionaria di Roma riportava la medaglia d'oro con diploma. Indi nello stesso anno il Dalla Pè mandava i suoi strumenti all'esposizione franco-italiana di Marsiglia, riportando il diploma d'onore, la medaglia d'oro e croce al merito. Poi i trionfi del cavalier Mariano Dalla Pè si susseguirono uno dopo l'altro e così quest'anno all'esposizione universale di Nizza e di Lione vinceva il Grand Prix, che è la più alta ricompensa, e finalmente il Gran Premio d'Onore di Parigi 1900 per la superiorità delle sue armoniche,
e tocca il culmine delle loro efficienze per la sua importanza eccezionale. Possa il Cavalier Mariano Dalla Per, ora che ha raggiunto con l'opera sua il massimo degli onori, continuare ancora per molti anni in quella nobile missione che si è imposta e che mentalmente l'onora oppure pure la patria nostra. Egli, mentre scrivo, è in viaggio per Parigi. Quando avrà posto piede nella grande città che è il cervello del mondo, al cospetto delle meraviglie del secolo, certo il suo pensiero volerà rapidamente alla sua Cavedine, dove fiera ed orgogliosa di lui vive la madre sua, per la quale professa un vero culto di devozione e di affetto. Nel ringraziarvi per l'attenzione, voglio ricordare che se qualcuno fosse interessato e incuriosito ed averne la copia completa dell'intervista a Mariano Dalla Per, può richiederla così da averne una copia. Grazie mille. Buongiorno a tutti, io invece mi chiamo Amleto Dalla Per. Diretto la fabbrica di famiglia per circa 40 anni, per cui quando parlo di fisarmonica finisco ancora con l'emozionarmi. Finisco ancora con l'emozionarmi non indifferentemente, e se parlassi a braccio finirei con l'essere faraginoso e disperdermi in voli pindarici che diventerebbero poco comprensibili. Per questo ho scritto un piccolo intervento scritto in modo di rispettare i tempi anche per l'educazione riguardo a chi dovrebbe poi succederci. Dopo Fabio, che vi ha illustrato la figura di Mariano, geniale inventore e imprenditore, su di lui non ho molto più da aggiungere, ma voglio ricordare l'altro grande personaggio che ha collaborato strettamente con lui a diffondere il nome di Dalla Per nel mondo, e cioè il figlio Amleto, che purtroppo sfortunatamente poté occuparsi dell'azienda paterna per troppo poco tempo. Infatti nacque nel 1888 e morì il 31 dicembre 1828, a solo 40 anni, lo stesso anno della scomparsa del padre avvenuta nel mese di aprile dello stesso anno. Amleto aveva avuto la fortuna di aver studiato e quindi aveva la giusta preparazione, oltre ad una innata predisposizione, per guidare quella che per l'epoca era da considerare una grande azienda. Appena entrato in fabbrica si dedicò a migliorare la struttura organizzativa della stessa, razionalizzando il ciclo produttivo e dotandola dei migliori macchinari esistenti sul mercato, acquistandoli anche all'estero. Ottimizzò il ciclo produttivo con la divisione e l'interconnessione dei vari reparti, anche con idee particolarmente innovative per l'epoca, se consideriamo che la Dalla Per disponeva già da allora di un centralino telefonico interno che metteva in contatto la direzione con i vari capi reparto. Diede l'azienda, che continuava a svilupparsi, contava allora già 300 operai, la più consona sistemazione societaria, trasformando la ragione sociale in S.A., la società anonima, quindi la SPA nei giorni d'oggi. Fondò insieme a alcuni amici la società Articoli da Viaggio, che si occupava della produzione di astucci custodia per fisarmonica, ma anche di bauli, valigie e di altra pelletteria, aprendo la strada a tante realtà produttive che sorsero a Stradella. Si occupò poi con particolare cura dell'organizzazione commerciale, per poter soddisfare nel modo migliore la grande quantità di ordini che arrivavano da ogni parte del mondo, aprendo contatti con importanti aziende importatrici di ogni nazione, che sceglieva accuratamente, spesso recandosi presso di loro, anche personalmente o inviando suoi stretti collaboratori. Per esempio, per quanto riguarda il mercato nordamericano, mandò negli Stati Uniti il direttore commerciale Trespioli e il famoso fisarmonicista stradellino e dipendente dell'azienda Guglielmo Bonfoco, che si esibì in svariati e prestigiosi teatri statunitensi per promuovere maggiormente l'immagine dell'azienda e poter ricevere le migliori offerte di collaborazione. Fra le tante, la scelta cadde sulla famosa Wurlitzer,
una grande ed importante società che si occupava di strumenti musicali di vari generi e che probabilmente molti di voi ricorderanno soprattutto per i famosi jukebox. Tornando ad Amleto, per sottolineare ancora una volta le sue larghe vedute, nella primavera del 1928, ultimo anno della sua breve vita, stava progettando, e conserviamo ancora i disegni, un nuovo stabilimento per la produzione di fisarmoniche e, pensate, anche di apparecchi radio. E si può pensare cosa saremmo diventati. Concludo la mia chiacchierata con un doveroso ricordo di nostro padre Giuseppe, che dopo la scomparsa del cugino Amleto seppe continuare con successo per tanti anni, anche fra grandi difficoltà di mercato, l'opera dei suoi grandi congiunti. Però non ho proprio finito ancora, perché vorrei per ultimo consentitemi di parlare della nostra fabbrica come il tempo sembra essersi fermato. Abbiamo conservato con diligenza, quasi maniacale, macchine utensili, banchi di lavoro, armadiature fitte cassettiere, strumenti specialistici, un grande archivio, progetti decorativi e relativi a intarsi di madreperla, medaglieri e diplomi del primo Novecento, foto della fabbrica delle varie epoche di tanti artisti e moltissimo altro materiale. Se tutto questo dovesse andare disperso, sarebbe una grande perdita per la cultura musicale e per la cultura in generale. Il tempo passa e le istituzioni che hanno sempre dimostrato grande interesse speriamo passino dalle belle parole ai fatti. Parliamo dell'unica fabbrica di fisarmoniche d'epoca ancora esistente nel mondo intero. La prestigiosa Soprani di Castelfidardo è diventata un supermercato e la Honor tedesca è stata completamente smantellata per realizzare bellissimi loft abitativi. La conservazione dei nostri locali storici permetterebbe il trasferimento anche del piccolo museo Mariano Dalla Pè, esistente in una collocazione unica, prestigiosa e notevolmente ingrandita rispetto all'attuale. Vedremo, la speranza è sempre l'ultima a morire.